Buonasera a tutti, grazie per essere qui a una nuova puntata di Delitti Risolti, anche se parleremo, almeno per quanto riguarda la magistratura, di un delitto risolto, perché le assassine, secondo il popolo italiano, posso dire non per quanto mi riguarda, ma insomma per il popolo italiano, sono Sabina Misseri e Cosima Serrano. Bene, quindi io avrei dei dubbi anche su questa cosa. Come avete capito, tutti hanno dei dubbi. Allora, volevo fare un'osservazione ad un personaggio che naturalmente chiunque voglia offendere o fare delle recriminazioni lo fa, l'ha sempre fatto con il nickname, no? Tipo Abdullah, eccetera, eccetera. Cioè, noi non, come dire, no, noi non è che diamo per scontato, se facciamo una puntata su un delitto, su un processo, noi non è che diamo per scontato che questo processo sia stato fatto bene, perché nella vita gli uomini, gli esseri umani possono sbagliare, quindi possiamo anche tranquillamente mettere in dubbio le sentenze che noi, almeno io, ma penso anche Luca e Franca, che saluto, rispettano, rispettiamo, Buonasera. ma le possiamo anche non condividere, cioè non è mica male niente. Quindi è inutile che ci commentate dicendo va bene, sì, ma così si vede. Uno ha scritto, ma allora se sono colpevoli, cosa fate a fare la trasmissione? Vuol dire che non hai ascoltato la puntata se parli così. Comunque, detto ciò, io non ho mai detto una cosa del genere. È che non ho mai detto che sono colpevoli, non abbiamo mai detto che non sono colpevoli, ma ci sono dei dubbi. Come dei dubbi ci sono anche stasera per alcune argomentazioni che non abbiamo fatto in tempo a dire la settimana scorsa. Sapevate che c'era una seconda puntata, quindi eccoci qua ad esplicare tutto quanto. Lo faranno loro. Naturalmente non ci vedrete, purtroppo io sono è veramente un caldo della Madonna, io sono in disabilier, gli altri mi stanno guardando, ma sono un bello spettacolo, meglio così, ma anche meglio per voi. E quindi stasera faremo la seconda parte del delitto di Avetrana e delle cose che non tornano, tra cui il minutaggio in cui Sabrina ha effettuato delle cose e Sara nel momento in cui è stata vista. Allora, io, Luca, grazie, Luca Tacchi con me, con Franca da Criscio. Luca, lascerei ciao, ciao, caro. Lascerei la parola a Franca, farei un po' il cavaliere se è d'accordo, e quindi lasciamo il microfono alla Franca. Prego, Franca, buonasera, ben arrivata. Buonasera, grazie a tutti. Allora, questa sera parliamo dell'orario di uscita di Sara, da casa diretta verso Sabrina, la casa sua. Perché all'inizio gli orari coincidono, diciamo, con le telefonate che fa Sabrina. Nel senso, Sabrina avvisa la cugina che può andare a casa sua perché sono dirette al mare e Sara uscirebbe dopo questo messaggio. Tutto coincide. Sabrina più o meno chiama Sara intorno alle 14:25 e Sara, che è velocissima nel camminare, nel percorrere quei 700 metri, più o meno impiega 10 minuti, 7-8 minuti così, e Mariangela Spagnoletti arriva per le 14:35-36. Quindi tutto molto rapidamente, e questo sarebbe un alibi per Sabrina, perché in quei pochi minuti non può aver ucciso la cugina e farsi poi trovare pronta per il mare in strada. Ma improvvisamente, diciamo, oltre alle telefonate di Sabrina ci sono i ricordi dei testimoni. I genitori di Sara e la badante più o meno confermano, tutti e tre, che la ragazzina è uscita intorno alle 14:20-14:25, l'orario della chiamata di Sabrina. Due ragazzi che si stanno recando al mare, sono due fidanzati, dicono di aver incrociato Sara, quasi arrivata a casa di Sabrina, intorno alle 14:30. Quindi tutto coincide, Sabrina chiama Sara, Sara esce e si dirige verso casa di Sabrina e poi sparisce in pochi minuti. Tutto questo però poi viene smentito, dopo parecchi giorni, devo dire, viene smentito dalla testimonianza di un uomo, adesso mi sfugge il nome,
che sta imbiancando la sua casa. E lui dirà invece di aver visto Sara uscire di casa alle 14, alle 13:45, quindi molto prima. E da qui un po' tutti cambieranno idea, quindi cominceranno ad anticipare l'uscita di Bianca Sara da dovrebbe casa. essere il muratore Petarra. Petarra, è Petarra, esatto. Tutti anticipano poi a quel punto. Gli unici che terranno il punto sono i due ragazzi che continueranno a dire fino all'ultimo che loro hanno incrociato Sara nei pressi di casa di Sabrina intorno alle 14:30. Ma tutti cominceranno ad anticipare e addirittura poi gli inquirenti faranno risalire l'arrivo di Sara a casa Misseri alle 14. E quindi da lì i 20 minuti che poi serviranno per ucciderla e per il sogno, quindi lei che scappa di casa, la viene raggiunta, eccetera, riportata in casa, uccisa, e da casa, con un passaggio che c'è tra la casa e una porta che collega casa e cantina, il cadavere portato da Misseri, da Michele, che poi provvederà a nasconderlo. Questo più o meno. Diciamo però, cosa che mai è stata smentita, che quando Sabrina e Mariangela cominciano a cercare Sara, perché non è arrivata a casa, tornano facendo il percorso all'inverso a casa di Sara. E Giacomo, il padre della ragazzina, alla domanda di Sabrina, ma Sara non è uscita? Lui dirà, è uscita proprio adesso. Quindi confermando in realtà che è uscita da pochi minuti la ragazzina, cosa che Giacomo, che è il padre di Sara, non smentirà mai di aver detto. Quindi questa cosa, diciamo, combina con gli orari che sono favorevoli a Sabrina. Però poi cominceranno tutti ad anticipare. Dunque, Sara la mattina, intorno alle 8:30, 9, è già da Sabrina, la mattina presto. Sabrina, è indaffarata col suo lavoro di estetista con alcune clienti e la manderà a prendere delle cremine che gli servono per il suo lavoro. E quindi Sara esce a comprare queste cremine, viene vista da più persone, è assolutamente serena, fa questi servizietti per la cugina e torna a casa della cugina. Rimarrà con lei fino intorno alle 12:30, quando rientra a casa sua. E accompagna il suo papà a fare la spesa. Rientrerà poi a fare la spesa, da fare la spesa all'1:30, all'1:35. Quindi pure il quarto d'ora, all'1:30, all'1:35, lei avrebbe, Sara, si sarebbe cambiata, avrebbe cotto da sola un cordon bleu e sarebbe fuggita poi di casa perché la madre voleva che lavasse i piatti, quindi si inventa che Sabrina l'ha chiamata per correre via e non lavare i piatti, insomma, non fare i servizietti che si fanno a quell'età, insomma. Però il margine, dal momento in cui torna da fare la spesa col papà al momento in cui esce sembra davvero troppo breve per corrispondere proprio alla verità, secondo me. Anche perché poi il muratore, diciamo, il signore che sta verniciando le pareti, la descriverà vestita in maniera diversa. E lui dirà anche di averla vista in mattinata due volte e poi di averla vista alle 13:45 guardando l'orologio perché lui doveva rientrare in casa per dare il cambio alla moglie che doveva andare a lavorare, quindi ha guardato l'orologio, erano le 13:45, però la descrive vestita in maniera diversa, come era vestita la mattina. Non si sa perché poi tutti cominciano ad anticipare gli orari. Io penso che sul momento la mente è più lucida, quindi sono più propensa a credere agli orari detti in precedenza da tutti quanti. Questo è molto strano perché insomma. Prego Luca. Sì, praticamente andiamo a vedere proprio i minuti precisi, così ci rendiamo conto.
Abbiamo 14:23 e 21. Mariangela scrive a Sabrina. 14, e le dice: il tempo di mettermi il costume e vengo. 14:24 e 3 secondi. Sabrina scrive a Mariangela: avverto Sara, punto interrogativo. 14:24 e 25 secondi. Mariangela risponde a Sabrina con un ok. A questo punto Sabrina scrive a Sara, sono le 14:25:08, mettiti il costume e vieni. Non sono messaggi, appunto, vedete che già non sono messaggi, a parte quelle chiaramente tra Mariangela e Sabrina. Ora vedremo quelli tra Sabrina e Sara. Ci sono dei tempi di reazione comunque abbastanza naturali. Voi dovete pensare che Sabrina comunque si sta vestendo. Facciamo il film che Sabrina è onesta, ok? 14, 28 secondi, 28 minuti e 13 secondi. Sabrina riscrive a Sara e le dice: hai letto il messaggio? Quindi a 25:08, 25, 14:25:08 le dice di mettersi in costume. 3 minuti dopo le dice: ma hai letto il messaggio? Alle 14:28 e 26, quindi 13 secondi dopo, Sara fa lo squillo di conferma a Sabrina. Quindi ci sono 3 minuti. 3 minuti vuol dire comunque sia un tempo abbastanza naturale di una persona che inizia a chiedersi: ma hai letto il messaggio? E poi 14:28 e 40 secondi. C'è la questione che Sabrina riscrive a Mariangela: sto provando ad andare in bagno, sto tentando in bagno. Poi 14:31 e 44 secondi Sabrina riceve un SMS dalla sua cliente, eccetera, eccetera, fino alle 14 e 39 minuti e 31 secondi, scusate, che Sabrina scrive a Mariangela: sono pronta. Alle 14:40 Mariangela arriva a casa di Sabrina. Quindi tra il messaggio di Mariangela che avvisa Sabrina fino all'arrivo di Mariangela ci sono 17 minuti. Di questi 17 minuti, il tempo di reazione diciamo di Sabrina con Sara è di circa 2 minuti, che vorrebbe dire che a 26 Sara è uscita da casa, 14:26. Tra le 14:26 e le 14, quindi, e 39 e 31 secondi, se prendiamo questo timing, si dovrebbe essere compiuto qualsiasi dei delitti possibili. È comunque un minutaggio difficile da credere sia per Sabrina sia per che sia Michele. Cioè, comunque, al di là di tutto, altro che raptus, praticamente tra 26 e 39, quindi in 13 minuti, 13 minuti meno 4 minuti, quindi 9 minuti, 10 minuti è avvenuto tutto e tutti si sono messi d'accordo per difendersi. Effettivamente già siamo su un margine, veramente su un filo di lama. Perché vedete che comunque anche ipotizzando che lei sia arrivata e abbia litigato con lo zio, effettivamente è complicato. Posso capire che qualcuno abbia cominciato a spingere, no? A aumentare il tempo, perché veramente è una frazione di secondo. Calcolando che la questione anche molto particolare è che la cantina è dopo il cancello. Quindi lei, per entrare in garage, comunque doveva andare oltre il cancello. Quindi non è che la cantina era prima e quindi sarebbe comunque dovuta passare dalla cantina prima di arrivare al cancello di casa. No, ha oltrepassato il cancello di casa ed è entrata direttamente in cantina. Questo ipotizzando comunque 4 minuti a piedi. Poi giustamente
se era con l'infradito, se non era tanto a passo spedito, può averci messo anche qualche minuto in più. Quindi effettivamente già il minutaggio rende difficile anche ipotizzare una dinamica omicidiaria che non sia veramente un raptus oppure qualcosa di veramente, veramente premeditato, al punto che come entra la infagotto e la uccido. Franca, cosa ne pensi? Ah, ok. No, io ero talmente ipnotizzato a quello che dicevi. Prego. Io l'ho pensato per un periodo che potesse essere un omicidio premeditato, anche perché non è facile coinvolgere tutte le persone che poi sono state coinvolte nella storia. Ora, parliamo di un omicidio, quindi anche se sei un fratello, anche se sei un nipote. Ti arriva lo zio che ti dice: ho ucciso la ragazzina, aiutami a seppellirla. Non è che così, come posso dire, di botto tutti siano pronti a nascondere il cadavere, a favorire Sabrina e la madre. Non è molto semplice anche questo. Per cui il pensiero che fosse un omicidio, premeditato in famiglia l'ho avuto per un periodo, però poi quando hanno cominciato Calcola ad anticipare. che anche ammazzare una persona in certi momenti basta una botta in testa, ma Sì, se la persona la strangoli ci vuole anche qualche minuto. certo, certamente. Quindi al di là della dinamica, diciamo, del rapporto, diciamo, del copione, no? Di quello che ti devi dire, le frasi di circostanza prima di ammazzare una persona, c'è anche la dinamica in sé omicidiaria. Quindi i minuti sono veramente condensati. Esatto, quindi in quei pochi minuti trovare anche dei complici che immediatamente decidono di aiutarti non è poi così semplice. Devo dire che comunque anche Michele Misseri dice che la ragazzina, e non ha mai smentito questo, la ragazzina arriva a casa alle 14:30. Anche lui non dice prima, dice 14:30. Però io un pochino l'idea della premeditazione ce l'ho avuta. Proprio per questa ragione qui, perché anche sinceramente io faccio il mio esempio, venisse mia sorella a dirmi: guarda, ho ucciso questa persona, aiutami, no, non è detto che io sia pronta ad aiutare, anche se lei è mia sorella. Diciamo, qui parliamo di omicidio, insomma, un reato più grave che si possa commettere. Per cui pure trovare tutta questa gente pronta ad aiutarli mi ha fatto pensare. Certo, ho poi cambiato idea, visto che poi hanno mandato indietro l'orologio, quindi lì ci sta tutto. Lì può essere stato commesso sia dalle due donne sia da Michele, perché il Sì, tempo è poi notorio. comunque al di là di sto tentando in bagno, il messaggio che Sabrina manda a Mariangela non le dice fai con calma, semplicemente guarda se arrivi su un attimo impegnata, non le chiede rallenta. Cioè Sì. io se dovessi prendere una decisione in quel momento mi invento una cosa, tipo, cioè le dico fai piano, no? Se non esco è perché, capito? E poi comunque rivedendo i messaggi, lei praticamente ogni 3 minuti, perché fa 14, 23, 24, 25, 28, 31, 35, 39 e poi a 40 arriva. Quindi praticamente ogni 3 minuti Sabrina deve rispondere a qualcuno perché nel mezzo ci sono anche messaggi della cliente. Quindi una persona che il padre ammazza la cugina, in quel momento pianifica il più grande degli staging, addirittura interviste e fiume in televisione, pianifica la soppressione del cadavere, comunque il tentativo di soppressione del cadavere, e coordina tutto e nel frattempo riesce anche a mandare dei messaggi. È veramente una già, cioè rimanendo nel timing, quello diciamo collegato telefonico, ecco, è veramente difficile incastrarci le figure dentro. Posso capire che lui è arrabbiato per sbaglio, veramente per sbaglio, cioè per qualche motivo
Sara per la prima volta entra giù in garage e lui è arrabbiato e in modo veramente folle la uccide lì per lì. Può capitare, per carità, però è veramente è l'unica, cioè l'unica cosa che può essere successa è questa. Però a quel punto Sabrina non dovrebbe sapere nulla, perché bene o male lei ha un comportamento, diciamo, naturale, al di là che vuole provare ad andare al bagno, però puoi dire questo è anche normale, no? E appunto lei invece ogni 3 minuti risponde in modo coerente, risponde a tutti i messaggi, non prende tempo in modo chiaro, cioè in modo netto, non chiede tempo, quindi vuol dire che non ha da regala, non ha bisogno di tempo. E l'unica cosa può essere veramente questo assalto tipo Velociraptor di Michele Misseri a danni di Sara, che alla fine, come dicevamo, se lei è partita alle 14:26 è arrivata a 30, lui ha avuto tra 14:30 e 14:39 di tempo per uccidere la ragazza, ammettendo che ci ha messo 4 minuti a piedi. Ok, perché lui poi ha detto che per 5 minuti ha stretto il collo della ragazza. Esatto. Quindi, poi però, vabbè, 5 minuti detto, cioè, è un così, 5 non minuti. È che ha guardato l'orologio, immagino, però. Anche perché 5 minuti si va in un meccanismo di fisiologico, muscolare, aerobico, quindi comunque, cioè, non riesci più a fare tanta forza e cominci a avresti le mani segnate. Sarà stato 50 secondi, 5 minuti mi sembra un po' esagerato. Io volevo chiedere, volevo fare una domanda a Luca. Vada. Ah, ok. Allora, no, questo è non. Anzi, ce n'è due. Una è per Luca, ma anche per Franca. Magari ti rispondi tra Luca e il criminologo, quindi probabilmente avrà avuto più esperienza. Allora, mi è stato detto, ho letto anche nei vari blog, che quando qualcuno, qualsiasi persona, non parlo di Michele naturalmente, ma in generale, confessa qualcosa ed è troppo preciso, molto molto spesso sta mentendo. È vero? Beh, ci sono vari elementi, perché cioè, ci sono vari elementi, dipende il tipo di precisione. Se è una precisione comunque coerente con la ricostruzione, insomma, va un po' soppesato tutto. Cioè, se è morbosamente preciso o è pazzo, allora devi vedere qual è il E no, quadro. infatti. Il quadro, se è un ossessivo compulsivo sarà precisissimo, Allora, se lo potrebbe torniamo. anche segnare, cioè lui potrebbe essere anche segnato su un taccuino, cioè, il discorso è difficile categorizzare una cosa così, e ti devi vedere se la ricostruzione è coerente, se la costruzione non è infarcita di troppi dettagli, dei dettagli eccessivi in quel senso, quindi troppo precisa, cioè troppo piena di dettagli. Potrebbe essere più Esatto, un'autocelebrazione che una. esatto. Anche perché, e lo dico, questo lo faccio a tutti e due i misteri, ha confessato poi alla fine, dopo quando misero in carcere sia la mamma, sia la moglie, scusatemi, che la figlia, la moglie, la figlia di Michele Misseri, scusate, sarei caldo, e lui ha confessato proprio di essere lui l'assassino, eccetera, nei minimi dettagli ha spiegato come ha fatto uccidere Sara, eccetera, eccetera. Però non gli hanno creduto. Perché non gli hanno creduto? Franca, te sei più ferrata su questa. Non saprei, non gli hanno creduto perché forse proprio il racconto era apposta pieno di troppi dettagli, non corrispondeva probabilmente i 5 minuti per lo strozzamento, probabilmente sono stati visti come un po' troppo lunghi, come diceva Luca, la cantina è oltre l'ingresso di casa.
perché Sara sarebbe dovuta andare giù in cantina, se lui l'ha chiamata, ma di sì, per quale ragione? Se lui stava litigando per il trattore che non partiva, perché avrebbe dovuto chiamare Sara? Sara non aveva nessuna ragione per andare in quella cantina. Per quanto riguarda invece l'omicidio premeditato, ammesso che lo sia stato, quello che poi non riuscirei a capire è il motivo. Perché uccidere una ragazzina di famiglia, insomma, un conto è l'omicidio di impeto, di rabbia, raptus, come dicevamo prima, ma perché premeditare un omicidio di questa ragazzina? Come posso dire? Tutti e due i casi sono strani. Uno perché troppo poco tempo passa, perché è vero che tutti raccontano che la ragazzina camminava volando, era velocissima, però sono pure 700 metri da percorrere a piedi. Coi tempi è molto difficile, non ci siamo coi tempi. E il secondo caso della premeditazione, non vedo per quali ragioni uccidere una ragazzina, insomma. Nessuno delle due cose, delle due ipotesi sono possibili. Certo, è vero che Misseri, una volta che uccide la ragazzina, diciamo, ha il tempo a quel punto. Lui ha più tempo rispetto agli altri perché sta lì in cantina e quando Sabrina si allontana, ha tutto il tempo di occuparsi del cadavere. Rispetto alla madre, alla moglie e a Sabrina, lui ha più tempo, ha più possibilità. Loro invece in casa devono assolutamente, Sabrina deve assolutamente farsi trovare da Mariangela. Lì non capirei, l'omicidio in casa non capirei perché portarla in cantina così velocemente. Perché gli inquirenti dicono che quando Sabrina è in strada, lo è perché esce dalla cantina perché ha appena portato il cadavere di Sara da casa alla cantina. Perché questa fretta? A quel punto, se l'hai uccisa in casa, ti fai vedere da Mariangela come al solito e poi ci penseranno la mamma e il papà a far sparire il cadavere. Anche questo io lo trovo strano. Io penso che per questa ragione gli inquirenti hanno cercato di anticipare l'orario di uscita di Sara. Però se lo anticipi troppo, c'è poco tempo dal momento in cui torna dalla spesa col papà a quando esce, perché in un quarto d'ora, 10 minuti, cambiarsi, cucinarsi un cordon bleu, mangiarlo e uscire, c'è poco tempo lì. Se posticipi un pochino, c'è poco tempo per l'omicidio. È molto particolare questo caso, molto, mi fa pensare tanto. Allora, io volevo fare un'osservazione, cioè, mettiamo caso, come tante persone lo pe pensano, che sia stato Michele, e allora ricordiamo che non stiamo accusando nessuno e che Michele Misseri è stato condannato a 8 anni per aver occultato il cadavere Chi sarà? di Sara Scazzi, scusate, ecco, me ne la parola, non mi veniva il nome. Perché? Perché lui con estrema precisione ha fatto trovare il corpo, ha detto che era lì, quindi sicuramente lui lo ha, o è stato complice o lo ha portato lui, lo ha occultato. Io però mi chiedo una cosa, no? Molti sono estremamente convinti che sia lui il vero artefice di tutto, no? Allora, se fosse veramente stato lui, perché la figlia e la moglie non hanno mai detto no, no, è stato lui a fare, cioè sono prese l'ergastolo così? Ridendo e scherzando, cioè ridendo e scherzando per modo di dire, insomma, perché non l'ho detto semplicemente quando lui ha detto no, sono stato io ad ucciderla, ok? Perché lui l'ha detto un sacco di volte, l'ha detto anche a Filomena Rorro, l'ha detto anche all'altra Filomena, non mi ricordo il nome, dei giornalisti di chi l'ha visto, e ha detto no, sono stato io a uccidere Sara. E allora a quel punto potevamo prendere la palla al balzo e dire sì, è vero, è stato lui, e avrebbero raccontato quello che si doveva raccontare. In realtà nessuno ha detto niente, loro sono ancora in carcere. Secondo voi perché? Secondo me non lo dicono, però lo fanno capire, insomma, che è stato il Ah, papà. Franca, perdonami, scusami, Sì. perdonami. Allora, io voglio mica. Tutte queste sfaccettature mi stanno bene. In realtà, nulla contro te, anzi,
ci mancherebbe, sono molto intelligente e affabile. Cioè, perché dovrebbero parlare per sfaccettature? Cioè, quello ha confessato, sono stato io, voi potete dire sì, è stato lui, punto. Cioè, non ti trovi. Sabrina a un certo punto, proprio subito dopo la confessione del padre, dirà se è stato lui deve pagare. E lo dice subito. Però puoi pigliare l'ergastolo. Poi non lo accusa più direttamente, ma lo fa capire. Lei ha sempre detto che fino a quando ha fatto ritrovare il cellulare, lei ha creduto a tutto quello che ha detto suo padre. E che qualcuno volesse incastrarlo facendogli ritrovare il cellulare di Sara. Quindi lei fino all'ultimo dice di aver creduto a suo padre. Poi sì, in effetti non lo accusa direttamente, non dice è stato lui, lo dice più Valentina che lei. Non so perché non lo fa, probabilmente perché forse verrebbe accusata di voler scaricare le colpe sul padre per liberarsi lei. No, in realtà c'era una questione meramente affettiva perché inizialmente lei pensava quasi che l'avessero in qualche modo Castrato, sì. sì, incastrato e poi lei era molto legata al padre mentre Valentina era molto legata alla madre. Quindi c'era anche una dinamica familiare che la portava in qualche modo a non potersi accanire troppo contro il padre, però alla fine al processo velatamente cerca di far capire, insomma, comunque anche Misteri al processo proprio testimonia che è stato lui, insomma, però l'accusa è irremovibile sul fatto delle responsabilità. Sì. Rispondendo alla domanda di prima di Angelo, perché non gli hanno creduto? Perché ha dato inizialmente una versione un po' esagerata col fatto del vilipendio del cadavere, eccetera, eccetera, e già si erano resi conto che c'era non ha dato un movente sessuale che però non appariva, diciamo, naturale per lui, e quindi non si sono, diciamo, gli inquirenti fidati della versione iniziale che ha dato. Quando ha cominciato a tirarci dentro Sabrina, lì invece si sono cominciati a, a hanno cominciato a credergli di più e infatti poi hanno inserito Sabrina perché probabilmente si erano già come dire, innamorati della tesi della gelosia, del movente della gelosia, perché qualcuno probabilmente l'aveva un po' impistati su questa questione, non lo so, però probabilmente c'era questa voce di paese che in qualche modo per gli inquirenti poteva sembrare più credibile e quindi hanno cercato di portare di portare Misteri a Michele a dire chi era complice con lui. Chiaramente, se Sabrina sapeva dell'omicidio, ecco il responsabile, perché ancorché non ha partecipato, l'ha comunque coperto. Se invece sia lei che la madre effettivamente non sapevano nulla, sarebbero innocenti. Quindi c'è da capire anche questa sottigliezza qui. Cioè lui l'ha fatto da solo e ha nascosto tutto e quindi Sabrina, la questione gli è avvenuta sotto i piedi e non si è accorta di nulla. Oppure Sabrina ha visto, ha partecipato in qualche modo al processo decisionale e poi ha tenuto il depistaggio, ha guidato lei stessa al depistaggio. Allora a quel punto diventa colpevole. Certo. No, io a volte, e naturalmente questo è tutto frutto della mia fantasia, no? Si fa tanto per parlare come se non ci ascoltasse nessuno. Io a volte ho avuto la netta sensazione, che tutti e tre, nascondessero qualcuno. Cioè che tutti e tre non dicessero la verità, perché io sono abituato come dire, no, ad analizzare con la logica, per quanto hai visto
anzi, vi invito ad andare a vedere su Liliana Resinovic. Io parto direttamente dall'autopsia, va bene? Quindi poi i voli pindarici li lascio a chi li sa fare. E ho la netta sensazione che tutti e tre nascondano qualcosa o qualcuno. Cioè, ecco, no, non mi sembra talmente chiara la situazione, come per me può essere chiara in altri omicidi, in altre cose. Ecco, in questo caso, secondo me, io non dico, allora non voglio dire no, perché secondo me se tu conosci, se tu sai e non dici niente, fai sì che una ragazza di 12, 13, 14 anni muoia, allora sei colpevole, devi stare in galera, appunto. Questo non c'è un bel dubbio. Però secondo me c'è qualcosa che nessuno dei tre ci ha raccontato, perché io vi ribadisco ad entrambi, ribadisco anche ai nostri ascoltatori, non sono assolutamente convinto che dal momento in cui un genitore dice no, io ho ucciso Sara, cioè si autoaccusa, non lo accusi tu semplicemente per non prenderti l'ergastolo, fine, pena, mai, d'accordo? Non dici sì, è vero, è stato lui, punto. Anzi, lo fai capire. No, non devi, cioè uno c'è l'ergastolo, cappero. Non è che non ti offrono il caffè, devi stare in galera a vita, capisci? Anche ora lei ha fatto ricorso in Cassazione, mi pare, ok? Alla Per... Corte di Strasburgo. Ah, ok, sì, alla Corte di Strasburgo, ok? Ha fatto richiesta lì per un permesso premio e gli è stato negato. Cioè, che gli costerebbe dire è stato il mio babbo? Uscirebbe subito. Guarda, questa cosa a me mi fa pensare anche questo. Quando ho avuto il primo ergastolo, io parlo all'inizio, è vero che era il primo grado di giudizio, però lei era difesa da un avvocato fra i più bravi che ci sono in Italia, l'avvocato Coppi. E io immagino che il dottor Coppi le abbia detto: se tu sei colpevole, ti conviene confessare e fare il rito abbreviato. Credo questo, un avvocato bravo come lui sicuramente avrà capito che il primo ergastolo era il preludio al secondo e anche al terzo. E credo che questo discorso gliel'avrà fatto. Quindi il fatto che lei non ha voluto confessare, non ha voluto scegliere il rito abbreviato, è perché probabilmente aveva la speranza di essere, non dico assolta, ma di non beccare una pena così, così pesante. Credo sia questo la ragione per cui non accusa il padre, perché potrebbero pensare che lei vuole accusare il padre per liberarsi lei. Sì, no, ma anche allora, Perché Franca. comunque Misseri è vero che cambia molte versioni e che nella prima confessione molte cose non quadrano, ma non è vero che quando descrive l'occultamento del cadavere è preciso, non è vero, cambia Sì, versione più però lo fa volte. trovare lui, lo pare trovare lui, però. È perché lui lo sa che è stato, insomma, che sta Appunto. lì. Quindi L'occultamento, c'è una prova certa. c'è la prova certa che lui ha occultato il corpo, ma dicono, non può essere lui Aspetta, ad aspetta, aver ucciso. aspetta. Non è una... Lì c'è un attimo, però da vedere le ultime indiscrezioni sull'autopsia, eh. Sì, però all'inizio l'autopsia diceva che sul corpo della ragazzina era difficile trovare segni perché era talmente rovinato il corpo che non hanno fatto vedere il corpo neanche alla madre perché era No, proprio l'hanno così. fatto vedere, ma lei non l'ha riconosciuto. Perché era completamente sfigurata, poverina. Lì c'è questa questione appunto, a parte questo fatto dei minutaggi, io quello che diceva Angelo, no? Sembra che coprano qualcuno. Ci sono un po' di dubbi che rimangono anche in sentenza. Il primo di tutti è quello lì di questo che dicevo anche l'altra volta, di questo furgone Galaxy della Ford azzurro guidato da un uomo con parrucca e baffi finti, questo viene detto in sentenza, visto da un testimone che conosceva la famiglia Misseri. Questo furgone era accanto a una macchina come quella di Cosima, che non si capisce se è quella di Cosima. Poi c'è la questione del sogno del fioraio,
Poi abbiamo appunto la questione dei minuti e del fatto che la porta della cantina era successiva e quindi l'innaturalezza in sé di Sara di scendere giù in cantina. Poi c'è il fatto che comunque non è stata vista da due persone, cioè è stata vista uscire di casa, ancorché c'è quel dubbio del petarda che poi cambia orario, eccetera, eccetera. Però le due persone che erano sulla strada abituale che lei faceva non l'hanno vista passare. Quindi c'è l'altra ipotesi che viene fuori, quella che Cosima la va a prendere, la porta a casa e lì poi dalla casa avviene qualcosa, quindi molto prima, e quindi per questo bisogna anticipare i minuti, oppure che Cosima, su un mandato di qualcuno, la prende e la dà a questo del furgone azzurro. Certo è dura da credere, però effettivamente, come dicevo l'altra volta, c'è questa Vetran Gate, che è questo studio fatto da equivalenti dei demostrologi, che danno questa versione alternativa, che si sposa anche con la questione appunto dell'autopsia. L'autopsia, cosa è successo? Che Panorama ha fatto uscire un'indiscrezione sull'autopsia, che parla, che mette due punti drammaticamente importanti. Il primo, che a quanto pare la bambina aveva i polsi legati, e lì può essere, diciamo, già particolare come cosa. L'altra è che dall'analisi gastrica non emerge che il cordon bleu era già stato digerito. E digerire un cordon bleu, che praticamente è plastica, cioè, non è che ci vuole mezz'ora, ci vuole almeno mezzo, almeno 2 ore per ridurlo del 50%, ancorché piccolo, ma lei comunque è una bambina molto minuta. Quindi lei è morta se va, diciamo, se prendiamo il tempo. Luca, attenzione perché con l'auricolare si sente rumore. Ah, Tienilo ok. in mano, per favore, no? Sì, che parlavo. Sì. Allora, lei appunto, se è morta nell'orario tra le 14:30 e 14:39, aveva mangiato da circa un'ora. La digestione inizia circa 15 minuti dopo la somministrazione del pasto, il che vorrebbe dire che aveva digerito per 45 minuti e poi è stata uccisa. Quindi non poteva non avere più nulla nello stomaco. E altra cosa, e se invece addirittura ha anticipato tutto di 45 minuti, sarebbe che lei ha mangiato, è uscita ed è stata uccisa, ancora meno, siamo nei 25 minuti. Quindi capirete che è strano che nell'autopsia non emerga questo cordon bleu. Infatti su Panorama puntualizzano su questa questione. Altra questione che poi viene fuori è che pare che il perito abbia smarrito, e questa è Il l'accusa della, microfono. sì, e questa è la difesa che cerca di puntualizzare su questa questione, che il perito intanto non ha praticamente dato modo al perito della difesa di partecipare all'autopsia. Quindi c'è una questione di non rispetto della difesa durante l'autopsia, secondo appunto la difesa, e poi ha smarrito i campioni del liquido gastrico. Quindi c'è un grosso dubbio sull'autopsia, tra cui appunto Panorama dice c'è anche a questo punto un dubbio se il cadavere in sé fosse quello di Sara. E poi c'è un'altra questione che cozza tra la difesa e accusa, è proprio l'arma del delitto. Secondo Misseri era la fune del trattore, secondo Cosima e Sabrina era la fune del trattore, secondo l'accusa invece era una cintola piatta, quindi
Quindi un conto è avere una fune sintetica, quindi che sembra quelle da roccia, diciamo, con quel tipo di intessitura lì. Un conto è avere una cinghia, diciamo, di cuoio. Sono due segni differenti. E su questo anche accusa e difesa si sono trovati in discordanza. E anche questo è molto importante, perché se non è la fune del trattore, ma è un'altra cintola, cambia totalmente la storia. Quindi ci sono delle questioni, oltre appunto ai dubbi su minutaggio, si va anche in autopsia a avere due visioni molto differenti tra accusa e difesa. Sulla questione della digestione, già l'argomento è stato trattato, ad esempio, per gli scopeti, no? È molto importante anche, ti ricordi quanto si discute sulla questione del contenuto gastrico. Poi lo stesso anche sull'autopsia, i dubbi che ci sono, ad esempio, sul Narducci, come la famiglia tenda a interpretare determinate cose come cose prettamente naturali e invece l'accusa a metterci tante storie dietro. Quindi anche qui, anche in questa situazione, ci sono queste due visioni totalmente, diametralmente opposte a confronto, e Panorama, appunto, vi invito chi vuole a cercarlo su Panorama per capire appunto quanto si metta in dubbio anche il fatto proprio che sia il cadavere di Sara. Se così non fosse, sarebbe ancora peggio. Quindi Misseri ha fatto trovare un cadavere che non è della nipote. Chiaramente queste sono tesi della difesa, vanno prese per onor di cronaca e vanno sapute, perché bisogna riflettere anche su questi dubbi che giustamente la difesa mette in campo. Ma scusa, ti faccio una domanda, Luca. Potrebbe essere possibile che il cadavere della ragazzina, il corpo della ragazzina sia stato immerso in quel pozzo ancora purtroppo viva e quindi la digestione sia proseguita per questo? È una cosa terribile, però mi è venuto in mente anche questo. Magari non era del tutto morta. Non si sono resi conto e l'hanno seppellita ancora viva. Perché poi in questa autopsia si parla addirittura che la morte potrebbe essere stata causata dall'incaprettamento e non ci voglio neanche pensare a una morte così terribile. Però i polsi legati, la cintura al collo potrebbero coincidere con questo tipo di morte. Ora, io non sono un tecnico, però questo fatto della digestione mi è venuto in mente quasi subito. Può darsi che era ancora viva, magari tramortita ed è stata seppellita ancora in vita. Non lo so, io non sono un tecnico, non so. Poteva essere incosciente. Sicuramente, se fosse stata cosciente, avrebbe avuto tutta una serie di lacerazioni dovute al tentativo comunque di scappare, no? Di arrampicarsi, cioè le cose che normalmente vengono fatte da chi è in trappola. Se fosse stata invece incosciente e poi tipo Yara Gambirasio, per dire, no? E poi morta di stenti, magari potrebbe essere un pochino più plausibile trovare appunto che ha digerito. Chiaramente lì Non so se si potrà mai sapere questo, se si potrà scoprire. o rifanno un'autopsia nel rispetto delle parti, per come è possibile, perché comunque appunto già era compromessa nel 2010, figuriamoci ora. Però non si sa mai, la scienza è andata avanti, qualcosa in più magari si potrebbe apprendere, si potrebbe valutare se c'è qualche processo metabolico in più, qualche questione in più. Questo purtroppo senza un'autopsia appunto comunque rispettosa di entrambe le parti, è anche brutto parlarne, perché dici, se rispetti l'autopsia, la difesa ti dice, ma
il nostro perito è stato messo in disparte, proprio è stato insomma, ho trovato alcune contestazioni che muove la difesa e effettivamente mi arrabbierei anch'io se fossi di parte. Se invece la prendi tutta comunque per negativa, dici sì, però è comunque un dottore che ha fatto l'autopsia e ha fatto quello che poteva. Quindi doveva essere stata fatta nel rispetto delle parti con almeno una controperizia che dici ok, la difesa ha potuto fissare dei punti. Invece non c'è neanche il DNA della Salma, cioè il DNA della Salma non è stato confrontato con la famiglia. Come fai a esprimerti al 100% su una questione del genere? Come fai nel castolo e non sai se il cadavere è al 100% il cadavere della vittima? Non c'è il DNA depositato né dei RIS né della scientifica. Certo, fosse così, bisognerebbe capire che fine ha fatto Sara, se non è il suo corpo quello lì, e di chi è quel corpo, chiaramente. Probabilmente è un vizio di forma, ok? Probabilmente è il cadavere, quello poverino, di Sara, e ci siamo. Però dal punto di vista, cioè, non puoi dare un ergastolo, no? Cioè, te dai, appunto, come dicevamo, l'equivalente della pena di morte, cioè il massimo della pena, e non hai neanche la certezza matematica che sia il cadavere, cioè, quindi hai una delle prove, diciamo, delle fonti di verità più importanti come l'autopsia, che non è accettabile dalla difesa. Certo, che per dare un ergastolo le prove devono essere schiaccianti, l'abbiamo detto pure l'altra volta. Sì, cioè, invece i dubbi qui ce ne sono tanti, sinceramente, proprio tanti. E poi, appunto, come vi dicevo, questo fatto che c'era un furgone con uno con la parrucca e i baffi finti che girottolava per la vetrana ed è in sentenza. Ora, sai, fosse sul giornale, sul blog, no, di uno, dici va bene. No, è in sentenza di un comunque di un testimone amico di famiglia, quindi che ha potuto vedere una macchina come quella di Cosima parlare con accanto questo furgone con questo. E lì, appunto, questo Avetrangate, questo tipo di ricostruzione al limite del complottismo, ipotizza appunto il rapimento della bimba tra casa sua e casa della zia, ad opera proprio della zia Cosima, che rapisce la bambina e la cede. Poi c'è anche un'altra questione, appunto, dovuta alla famosa frase di Sabrina, l'hanno presa, che entra a bomba in questa storia qui, dove lei addirittura però attribuisce la colpa a quelli di San Pancrazio, rievocando qualcosa che è successo nella settimana in cui Sara era in vacanza con la cuginetta Dora. Quindi anche lì c'è appunto, per chi è amante del complottismo e come dicevamo, Angelo, della Rosa Rossa, no? Di queste sì. Questioni, effettivamente ci sono delle anomalie, diciamo, delle cose che sono state dette e registrate, che effettivamente sono entrate anche nei verbali, che sembrano aprire comunque un altro squarcio su un altro. Allora si spiegherebbe il fatto che comunque il sogno del fioraio, che vede effettivamente questo rapimento e poi si opera di qualcuno in qualche organizzazione criminale che l'ha minacciato, lo giustifichi anche un po' di più. Però vabbè, la storia è comunque una ricostruzione ipotetica, ricostruzione che si trova cercando su motori di ricerca. È un contenuto
che comunque è ben fatto perché ve l'ho girato. Alla fine analizza i fatti, analizza le cose e cerca di dare una ricostruzione basandola proprio sulle anomalie delle testimonianze di quelli che non l'hanno vista o quelli che hanno visto delle cose strane come il famoso sogno e le cose dette in certi momenti da Sabrina e viste appunto come questo piccola parrucca che girava proprio quel giorno. Sì, Da prego. delle risposte, no, però può far riflettere che se magari la giustizia, ipotizzando che la giustizia comunque si è fissata con la propria tesi e quindi è finita con l'adattare i fatti alla teoria e non la teoria ai fatti, e fai presto, ma come anche chi poi vuole vedere il complotto dappertutto adatta i fatti alla teoria. Quindi per questo bisogna sempre essere molto attenti, cercare di vedere tutti i dati in modo preciso e non andare a, come dire, a modificare il fatto. C'è la questione che dicevamo del petarda che anticipa il momento della vista della ragazza, i tempi strettissimi e quindi si cerca di allargare i tempi. Queste questioni qui non fanno bene alla verità perché, no, perché rischiano di sembrare adattamenti, almeno di sembrarlo. Volevo dire infatti, a proposito di adattamenti, che il Bugolieri, che appunto racconta il sogno, dice di averlo visto intorno, di aver visto le due donne intorno alle 14, perché lui doveva fare una consegna di fiori a un ristorante. Ora è vero che un po' tutti lavoravano in nero in quel periodo là, lui in realtà a quell'ora non doveva lavorare, però lavoravano in nero, per cui era facile allungare, arrivare alle 14, ma c'è la proprietaria del ristorante dove i fiori erano diretti, che ha detto non può essere le 14 perché alle 14 gli sposi a cui erano diretti questi fiori erano già al ristorante e stavano facendo l'aperitivo, quindi deve essere per forza prima. E quindi anche questo. Ci sono testimonianze sempre discordanti, proprio preciso, di preciso non c'è molto da cui fondare, però dire, da qui si parte, perché c'è sempre qualcosa che viene smentito. E anche il caso in cui la ragazzina fosse stata consegnata a qualcuno, chi è? Deve essere una persona che fa spavento un po' a tutti, visto che nessuno ne parla, anzi. Camuffano con il sogno, insomma, l'avranno anche riconosciuto, immagino, questa persona con barbi e baffi finti. Nella testimonianza appunto c'è una versione cioè quella in sentenza, che è quella su cui io mi baso, parla proprio di parrucca e baffi finti. Un'altra invece dice no, era uno con i baffi e i capelli riccioluti, in un'altra invece un'altra cosa che ho letto. Io mi baso su quella della sentenza, mi chiedo com'è che non è stata approfondita questa cosa. Poi anch'io non credo ci sia un mostro che tutti hanno paura e scappano perché sarebbe la solita cioè, bugia di paese che quanto può durare, cioè, comunque alla fine lo dovrebbero sapere tutti, no? Ah, sì, anche perché lì i testimoni sono tanti, non c'è solo una persona che vede questo tizio mascherato, lo vedono in tanti. Può essere che tutti hanno paura, nessuno si fa sfuggire un nome, è strano. Magari non hai telegiornali, non hai giornali, però in qualche modo la voce, cioè, ma lo dovrebbero sapere per prima i carabinieri di chi si parla, no? È proprio, cioè, è mestiere loro sapere chi è il boss del paese piuttosto che il matto del villaggio. Quindi mi sembra un po'. Anche perché poi non vedo comunque le ragioni per cui la zia dovrebbe consegnare questa Sì, ragazzina.
Sì, poi No, manca no, io vi ho lasciato parlare, poi vi faccio anche venire. Io ripeto, ribadisco il concetto per quanto mi riguarda, naturalmente posso anche sbagliarmi e posso anche passare da quello che rompe le palle, tanto che qui in trasmissione a me le parolacce si possono dire quando sono d'uopo. Ribadisco il concetto, cioè possiamo raccontarci tutto, possiamo dire che ci sono quarte persone che nessuno vuole far conoscere, per quello stanno tutti zitti, ma chi è che dare tanta paura, avere tanta paura? Cioè, io mi devo prendere l'ergastolo per uno che mi fa così tanta paura, Esatto. cioè chi è questa persona che mi può terrorizzare in questo modo? Cioè, chi è che mi può far veramente stare zitto e farmi prendere l'ergastolo senza dire è stato il Tacchi, per dire, no? Qui c'è. Io non, come io so, la mia convinzione, qui lo dico e qui lo nego, che sia stata una persona delle tre. Ora non dico chi, ma insomma, ed è un po' come dico sempre: il rasoio di Occam, no? Che tu conoscerai molto bene, Luca. Cioè, la strada più semplice è quella, poi quella esatta. Esatto, c'è da Ah. dire che però in sentenza sono finiti anche tutti i vari cugini e parenti di Michele, e ci Esatto. sarà un perché, tra cui Sì. pare che a tavola ci fosse un piatto in più per Cosimo Cosma, che adesso è defunto, e che quindi ipotizzando quindi che fosse un delitto premeditato, c'era già un attore in più che poi è stato inizialmente comunicato da Michele, dice c'era tre piatti, poi dice no, ce n'erano solo due, e insomma gli inquirenti poi hanno ipotizzato che questo Cosimo Cosma fosse appunto lì già presente in casa e quindi fosse un attore in più per questo complotto contro Sara, però un complotto di famiglia a quel punto, no, le alchimie. E sarebbe poi un omicidio premeditato in quel caso lì. A quel punto Sì. dovrebbe essere magari avvenuto in casa, poi l'hanno portato giù in cantina perché stava arrivando la Mariangela, quantomeno premeditato, comunque era un regolamento di conti, nel senso dobbiamo spiegare alla bambina che non deve fare determinate cose e invece la si è scappata di mano. È comunque una cosa fuori di testa, eh? Cioè pensare che possano fare una cosa del genere a una bimba di 15 anni, per una cavolata, fondamentalmente una cavolata. Però è un altro possibile scenario Certo. che si paventa. Allora è comprensibile che ci siano gente mascherata, gente in più, tempi più ristretti perché sono già d'accordo quantomeno sul da farsi. E poi però da fargli lo spavento diventa qualcosa di peggio. Perfetto, va bene. Allora, ragazzi, siamo arrivati a un'ora di trasmissione che secondo me è sufficiente. A meno che voi non abbiate ancora altro di interessante e utile da dire per questa trasmissione, niente, io trarrei delle conclusioni, visto che abbiamo già fatto la puntata precedente. Anzi, Franca, devi sapere che, te lo dico davanti a tutte le persone che ascolteranno, io ho deciso, non ho deciso nulla, ho chiesto insistentemente a Luca di fare una puntata su Liliana Resinovic, perché almeno abbiamo un titolato che può parlare come criminologo del caso Resinovic. Quindi lui ha detto che se lo studierà e se lo preparerà. Quindi io ti invito anche te a partecipare, anche perché puoi aggiungere delle cose che magari ti sono passate per di mente, magari te le segni questa volta, che sei tu a Sì. dirlo. Se ti va di partecipare, possiamo fissare e farlo insieme. Se ti va di stare qui con noi, credo che tu non abbia nessun problema, insomma, No, assolutamente no, sto benissimo, però. Ok. quindi partecipo volentieri, anche Bene, perché è un bene. caso che mi ha entusiasmato molto. Sì, poi noi abbiamo, ti ripeto, abbiamo un titolato, perché qui in Sì. realtà dei fatti è l'unico titolato a parlare di criminologia, qui è Luca che è laureato. Quindi Certo. o possiamo, noi siamo solo dei divulgatori, almeno io così mi definisco. Sì, e Quindi. poi io appunto affronto la cosa diciamo più per cercare
di aiutare le letture, poi come dicevamo l'altra volta, non Certo. essendo presente con gli atti alla mano, Vabbè, certo. fai diciamo una lettura delle cose diciamo più importanti come le sentenze e alcune ricostruzioni che possono essere su cui ci possa essere una riflessione. Esempio, Certo. anche questo di Avetrana Gate, cioè di Avetrana Gate, quantomeno ci ha fatto capire come è facile costruire una verità alternativa o più verità alternative soltanto leggendo un atto piuttosto che un altro, o interpretando un atto in una maniera rispetto a un'altra. Se il furgone con quello con la parrucca lo prendi per così un errore, lo tiri fuori dalla storia. Se lo prendi come un attore importante della storia, dici: cavolo, anche c'era i servizi segreti, c'era un pazzo criminale che rapisce le bambine, c'è un giro di pedofili, quindi, e così è la ricostruzione della verità. Purtroppo c'è una verità processuale, c'è una verità storica e poi c'è una verità reale. Questa verità, o hai 3.000 telecamere che te la riprendono tutto intorno e allora frammento per frammento riesci a ricostruirla, oppure andrai sempre a fare una sorta di ricostruzione archeologica di un fatto e quindi ti mancherà un pezzo, ci avrai un pezzo che gli assomiglia ma non è proprio quello, avrai... Una cosa sarà girata di 180 gradi e non come doveva essere, ma al contrario, il colore di quello non è proprio lo stesso, ma è diverso. E quindi avrai una ricostruzione che, pur sembrando una verità, non è la verità. Quindi noi dobbiamo cercare di, appunto, di quantomeno di spiegare quali sono gli atti e il peso che possono avere. Poi il dubbio, vi posso spiegare dov'è il dubbio, cioè dov'è legittimo il dubbio e dove invece si può fidarsi un po' di più della ricostruzione. Però anche lì è sempre una cosa vista in modo esterno. Bene, allora scusami, non, ho questo, diciamo, questa peculiarità, non riesco mai a capire quando tu finisci un discorso perché a volte ti prende le pause per pensare e poi dopo ricominci. Bene, quindi Sì, Franca, sono poi... abituato a spengere il microfono e quindi quando Ah, spengo il microfono è vuol tutto. dire, vabbè, certo. Franca, vuoi dire qualcos'altro? Credo che abbiamo detto tutto, almeno di quello che si conosce. Perfetto, perfetto. Poi allora Chiaramente noi vi rimandiamo. incominciamo tutto, Ah beh, certo, chiaramente. noi vi rimandiamo Comunque, all'ascolto. se Dimmi tutto. vogliamo dare una conclusione, la possiamo dare, cioè alla fine cosa. Alla luce di quello che ci siamo detti, quale può essere l'idea? Abbiamo mantenuto l'idea iniziale? Abbiamo qualche dubbio in più, qualche dubbio in meno? Me la faccio io come domanda. Un po' in più, qualche dubbio in più, invece mi fa capire che la Corte di Strasburgo ha preso la decisione giusta nel voler esaminare il caso, secondo me. Poi magari confermerà la colpevolezza di Sabrina e Cosima, però ci sono molte sfaccettature, molte cose che vanno esaminate, perché, ripeto, parliamo di un ergastolo, insomma. Dobbiamo essere certi, che, lo meritino questo ergastolo. No, assolutamente, assolutamente sì. Insomma, dobbiamo essere, come dire, in galera si mandano, ma secondo me ce ne sono tante di persone mandate in galera che non hanno fatto niente. Purtroppo la giustizia è formata da esseri umani, purtroppo per fortuna è formata da esseri umani e gli esseri umani quando fanno hanno anche le probabilità, come dire, non vi è la sicurezza di fare sempre tutto giusto, quindi c'è la probabilità di sbagliare. E si sbaglia anche nei tribunali. Ora, però, se dobbiamo andare a pensare che tutte le persone messe in carcere siano state, come dire, mandate in carcere in modo errato, andiamo un po' a pensare che
la giustizia in Italia ha delle piccole falle. Qualcuno lo pensa, non io, non io, però qualcuno lo pensa. Va bene, grazie Franca, di nuovo l'invito per venire a fare la missione con Luca. E Grazie. rimane un attimo lì che ci salutiamo in privato insieme a Luca. Grazie Luca, Luca Tacchi, Buonasera a ci tutti. ha fatto compagnia. Grazie a tutti, vi saluto, come dico io, con la tromba e con l'imbuto. Vi aspetto per la prossima puntata ho delle novità, ho delle novità. Io quest'estate io lavoro sempre per portarvi dei contenuti nuovi e freschi, come sempre. Va bene? Buonanotte a tutti, buongiorno, dipende a che ora guarderete il video. Un abbraccio, a presto. Adesso. Ciao.